Una mostra in realtà aumentata, andata in scena a Milano dal titolo Together We Can Stop the Virus, ha puntato i riflettori sul fenomeno dell'HIV. La campagna di sensibilizzazione realizzata da Gilead Sciences in collaborazione con 10 associazioni di pazienti e il patrocinio di ICAR ha come scopo raccontare cosa significhi vivere e convivere con l'HIV oggi. Paura della diagnosi, pregiudizio, la terapia, ma anche la possibilità di una migliore qualità della vita. Questo in sintesi il percorso in cui si snoda la mostra, attraverso 5 opere giganti di altrettanti giovani artisti italiani. Oggi, Together We Can Stop the Virus, è una giornata dedicata alla prevenzione dell'HIV. Prevenzione fondamentale per evitare nuovi contagi. In questo Gilead è impegnata accanto agli artisti e alle associazioni pazienti per aumentare quindi la conoscenza ed facilitare la prevenzione dell'HIV. L'idea di fondo è che l'immagine, l'animazione, i contenuti multimediali e crossmediali siano un mezzo di diffusione trasversale di quello che riguarda il fenomeno dell'AIDS oggi, che non è più conosciuto soprattutto dai più giovani. Fra gli obiettivi posti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità legati al virus dell'HIV, ecco i cosiddetti 490, numero che rappresenta la percentuale di popolazione che dovrebbe poter riuscire a raggiungere il target prefissato. Il primo obiettivo è il 90% delle persone infettate da HIV che ricevono la loro diagnosi. Il secondo obiettivo, cioè il secondo 90, di quelli che hanno ricevuto la diagnosi, almeno il 90% deve essere agganciato a un centro di cura e deve ricevere la terapia che oggi è raccomandata per tutte le persone infettate. Il terzo 90% è che almeno il 90% di chi riceve la terapia sopprima la carica virale, cosa che oggi è assolutamente fattibile e raggiungibile con le nuove terapie. Il quarto 90% che dobbiamo raggiungere è che almeno il 90% delle persone che fanno la terapia e che hanno soppresso la carica virale abbia anche una buona qualità di vita. Il primo passo per una buona qualità di vita direi che è abolire completamente lo stigma e la discriminazione verso le persone che vivono con HIV.